E la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Ho arruolato un nuovo agente, ma... Cioè, nel senso, ho aggiornato quelli che si possono arruolare, ma non c'era nessuno di particolarmente esaltante, per cui... E tra l'altro avrei dovuto buttare via alcuni dei miei, perché sono già al massimo. Per cui, per ora, niente. In compenso, sono riuscito a craftare parecchia roba. Per cui ho dato giavellotti un po' a tutti e un po' di bende e un po' di torce. Adesso ho messo craftare delle altre bende ancora. Niente, dovremmo abbastanza cavarcela con quello che... non possiamo andare là perché dobbiamo aspettare che ci attacchino. E poi ci attaccheranno? Boh. Andiamo a farci un giro in giro intanto che ci attaccano. Perché ci devono attaccare qua e quindi non posso spostare la legione in questo momento. Cioè potrei anche, ma conviene. Assolutamente, perché sennò... Osservatorio, cosa che ci dà... Vabbè, andiamo a raccogliere della roba qua in giro, tanto per... Fintanto che... C'è stata la battaglia di recente. Proviamo ad aiutare il bambino. A nessuno effettivamente. Ah. Niente, un attacco. Porca miseria. Tra l'altro ho lasciato bestia a casa. E prendo. Lui è scarso, vabbè, ci proviamo. Non dovrebbe essere qualcosa di troppo tragico, no? Speriamo. Gli 8, posso... Ah no. 8 dei banditi che attaccano, ok. Allora. Tutto lui lo metterei qua. Deianeira con tutta... No, Deianeira. Iulia con tutta questa gente qua intorno ci sta benissimo. Muovo il pre loro. Porca pupazza. Ah, perché ci hanno presi di sorpresa? Perché si è preso il da... Ah, opportunità, forse. Pure la smoke bomb. Regà, non ci ho pensato, ma smoke bomb potrebbe servirci per difendere il tizio che va a prendere lo stendardo. Quello non ci ho pensato, non so se possiamo craftarlo, effettivamente forse no. Però potrebbe essere un'idea, perché diminuisce tantissimo la... E siamo già morti praticamente. Ci fate giocare magari? Dai. Allora, Yulia è anche disarmata in questo momento. Può solo... No. Neanche questo può. Vabbè, allora. Si prende pure del danno, no? Vabbè. Però devo poter parare con lo scudo, dai. Ah, quello non ci zeccherà mai. No, facciamo così.
E non l'ha tirato giù lo stesso, ci ho sporcato un giavellotto per niente. Guarda che situazione del Menga, eh. Ma non lo vedrà mai nella vita. Non ce l'ho quello 2x. Oh, buono, non me lo sarei mai aspettato. Grande. Posso fare quello? Posso mandarlo qua, sputo. Bravissimo. Giulia non è che può fare granché qua. Non può neanche andarsene, si prende dei danni incredibili dalla miseria. Ahia, perché mi ha preso loro nel buio? Ahia. Ma sono livello 12, paura, ma perché? Ce l'ho tutti a livello 10, perché mi dà degli incontri con gente di livello 12? Siamo pazzi. È mancato tutti e due, porca pupazza. Vai e vai. Yuri è di nuovo disarmata. Vattene comunque. Dovevi cercare di usare tutto il possibile. Ah, non vede nessuno. Quello lo vede, porca pupazza. Ok, per fortuna knockdown. Ma devo usare tutti gli strumenti possibili praticamente.
You'll be fine. Intanto quello sarebbe da stabilizzare. Aia. Però dai, scusa, c'è un agguato di livello 12 con 700.000 miliardi di persone, quel cavolo. I call on Sekhmet and Montura. Take my hand. It's not your time to die. L'ha ritirato su, l'hanno anche curato. E c'ho Yulia, che è la più forte di tutti, che è ancora senza armi. Aia, perché mi beccano sempre? Io non becco nessuno, mai. Ah, cazzo ce la fa. Fai così. Fai così. Poi non vede più nessuno. Come è possibile che non vede nessuno? Ah, qua. No. Galaxy target. Ma quello è scudato, quelli sono tutti in giro. Vai. No, aspetta, questa è Deia Nera. No, cosa ho fatto? Cosa sto facendo? Con chi? Questo conta? No. Non vede nessuno là dalla nebbia. Ferito solo di due. You are soldiers of Egypt, protected by the Pharaoh. Aia. Altro che andare a picchiare gente, qua ce la siamo prese di brutto. Ma erano 80 persone, dai. Perché non si target, scusami, eh? Ce la farà a tirare giù qualcuno, chi lo sa. E ha colpito quello che non c'entrava niente. Oh. Devo grazie, ma è stata una delle cose più difficili della vita. Allora, lui si è... Cioè, abbiamo usato 6 cose e abbiamo rischiato di perdere comunque. Cioè, questo vuol dire un fracco di soldi buttati. Non lo so, non sono tanto... ho sbagliato io a scegliere, probabilmente quello, ma...
Mi aspettavo una mucchiata così con tutta gente di livello 12. È vero che molti erano di quelli scarsini che puoi ristorare l'azione, ma adesso devo ritornare a fare un replenish. E tra l'altro non basta neanche, abbiamo usato tipo 1000 replenish. Sperando che non ci blocchi nessuno, perché siamo messi davvero, 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 davvero male. E tra poco arriva la battaglia anche. Sì, dai, signorina, molto graziosa, ma... Ok, ci hanno fatto un sacco di strumenti nuovi che possiamo sfruttare, ma... Queste senza robe... Dovrei andare qua per i replenish, please. Li ha fatti, vero, i replenish? Ah, come non ho più bisogno di gente, cioè di item. Scusami. Non ho consumato una vagonata, perché... Ah, meglio così. Devo comunque rimettere un omino. Ah, cavolo, c'è questo che si è fatto male, effettivamente. No, outpost management, scusami, non party management. Outpost management. Speculator tent. Bravo. Sto facendo le bende, ma lui deve essere curato. E basta dire grade niente, customization niente. Ah no, ecco la forge, volevamo vedere se per caso si possono fare quelle smoke bomb che potrebbero servirci effettivamente. Ma è super tardi, devo anche chiudere sto video. Smoke bombs, una posso fare. Le facciamo. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Expeditions Rome. Probabilmente skipperò la battaglia. Ciao a tutti e buona giornata.